benvenuto a tutti coloro che sono venuti a trovarci nell'isola di Neverland, l'isola dell'Italia dei Valori. Grazie ai giornalisti presenti, grazie ai ragazzi dell'Italia dei Valori che si riuniscono spesso su Neverland, grazie a chi vuole ascoltarci e a chi vuole dialogare con noi. Alcuni pensano che Second Life sia un gioco virtuale, magari solo per adulti. In realtà Second Life è qualcosa di concreto, di reale, più reale di quella che ipocritamente sembra che si viva all'interno delle istituzioni, a cominciare anche dal Parlamento. Second Life è un luogo di relazione diretta, di democrazia diretta. Sono qui a dialogare con voi e voi a dialogare con me, e sono qui con il mio avatar, il mio doppio virtuale, ma sono io in carne e ossa. Abbiamo ricreato l'edificio a Neverland come l'antica Grecia, come l'agorà dell'antica Grecia, per indicare proprio una partecipazione di cittadini alla vita pubblica. Su quest'isola noi terremo molti tipi di incontri, faremo molte attività, terremo incontri interni del partito senza dover ci spostare e senza dover spostare persone da una parte all'altra dell'Italia e del globo. Terremo manifestazioni pubbliche sì, perché queste sono manifestazioni pubbliche davvero, non quelle che sembrano pubbliche ma sono realizzate con camion pagati da qualcuno, con treni gratis per creare fusione e confusione. Noi abbiamo previsto che in ogni nostra sede regionale ci sia un ufficio stampa che abbia il suo avatar e ci sia una segreteria che possa accogliere i visitatori di avatar, in modo che ci possiamo presentare. Ecco, noi siamo dentro questo mondo per vivere un'esperienza diretta, perché, ed è il primo punto che vorrei porre all'attenzione di tutti oggi, perché noi riteniamo che oggi ci sia uno scippo dell'informazione. L'informazione virtuale non è quella che stiamo facendo noi, perché noi ci stiamo parlando davvero, senza filtri e a livello globale. L'informazione virtuale è quella che viene plasmata, viene filtrata, viene dimensionata e ridimensionata da un'informazione asservita molto spesso, perché chi fa informazione a volte è anche il destinatario dell'informazione, quindi se la suona e se la canta come gli pare piace. Ecco. Passiamo ora alle domande. Vi ricordo di inviare a me, Mario Enoch, attraverso l'instant messaging le domande che vorrete fare al Ministro. La prima domanda viene dal gruppo IDV Agorà. Vuole entrare anche lei nel Partito Democratico come componenti della sua coalizione? Ministro, la parola. Sì, innanzitutto un saluto a Ségolène Brum, che è una di quelle persone che un secondo fa ha mandato un messaggio in chat dicendo ma magari è registrato. No, sono qua, non potevo certo saperlo. Entrerò nel Partito Democratico, guardate, sono maggiorenne vaccinato, io ho capito una cosa, che in politica come nella vita non è che si guarda una bella bionda e ci si butta dietro, bisogna sapere con chi si va per fare che cosa. Ecco, che quando Veltroni ha detto costruisco il Partito Democratico, io ho detto è una bella cosa, però andiamo a vedere con chi bisogna costruire questo Partito Democratico, per fare che cosa. Se serve soltanto per cambiare il nome e rivedere le stesse facce, magari le stesse facce condannate con sentenza penale, passate in giudicato e che si ripresentano in Parlamento, beh, allora non è che cambiando il nome cambia la sostanza. Rispondiamo ora alla domanda di Francesco Ratai di Canale Italia. La domanda è la seguente: c'è accordo sulla riforma della giustizia dopo quanto accaduto oggi al Senato? L'accordo non c'è, nel senso che non c'è un disegno di legge che trova un accordo da parte di tutti al Parlamento. Allora, quando non c'è accordo, deve valere la regola che si usa in democrazia, cioè valga la regola della maggioranza. C'è una maggioranza politica al Senato, seppur risicato di 2-3 persone, ma questa maggioranza o tiene o si va a casa.